non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi, insomma hanno dato tutto quello che avevano. Mi sembra che col 3-5-2 siamo andati un po' meglio rispetto al sistema di prima, ma non tanto per il 3-5, più che altro per le due punte vicino. Le vicine mi sono piaciute, insomma siamo stati più pericolosi in fase offensiva. Un po' troppo rinunciatari nel secondo tempo, avete abbassato troppo il baricentro della squadra dando campo a Rimini, è questo che vi ha creato qualche problema? Sì, giustamente, però a volte ti abbassi non perché tu vuoi abbassare, perché gli altri ti fanno abbassare attaccando notevolmente la profondità, e quindi voglio dire, forse adesso potremmo dire se nel secondo tempo il fuorigioco, queste sono tutte cose siccome che non servono a niente, il risultato è 1-1, prendiamo per buono la prestazione dei ragazzi e pensiamo già a mercoledì. Come si è comportato Campitelli in panchina? Ottimo, nel senso che era insomma, molto partecipe alla situazione, ma in senso positivo, insomma, bene, è stato molto positivo. Qualcosa è mancato anche quando è uscito Barbuti, non c'è stato un attaccante che teneva palla lì davanti per far rialzare un po' la squadra? Sì, questo è anche vero, però Barbuti non ne aveva più, io fino a quando gli ho detto non sei morto, non esci, e lui fa sono morto, e quindi ho dovuto cambiarlo. Ha già parlato con Campitelli, ribadiamo sempre la solita domanda, si sente ancora più a rischio dopo questo pareggio? Ma perché non glielo chiedete a lui? Se viene qui magari. Adesso io ve lo mando. A lei ha detto qualcosa? No, assolutamente, per il momento no.